sicuramente non è qui il luogo per esprimere valutazioni sui risultati di ieri, ci sono state 16, ci saranno, sulla straordinaria vittoria del centro-sinistra e sulla tragica sconfitta della maggioranza e della destra. In tutta Italia, dal sud al nord, anzi vorrei dedicare in particolare la vittoria del centro-sinistra del Partito Democratico all'onorevole Fava, che giusto qualche giorno fa, su questi banchi e con gli auguri dell'onorevole Corsaro, ha parlato a nome della Lega e a nome dei popoli del nord ed è stato battuto dal popolo della provincia di Mantova. E alla Lega, alla Lega voglio solo ricordare che oggi onorevoli colleghi, oggi noi governiamo. Onorevoli colleghi, potete urlare, ma oggi eccoci, auguri. Oggi noi governiamo Milano, Torino, Trieste, Novara, Arcore, Bologna, Gallarate, Rho, Padova, Venezia, Genova, Aosta, Trento, governiamo tutte le città del nord. Ho chiesto la parola sull'ordine dei lavori perché pochi giorni fa. Appunto, onorevole Franceschini, sull'ordine dei lavori perché pochi giorni fa il presidente Napolitano ha scritto ai presidenti delle Camere facendo presente dell'esigenza di un passaggio parlamentare che rinnovasse il rapporto governo-parlamento, e quella indicazione ineccepibile costituzionalmente del presidente Napolitano è la certificazione che la maggioranza che oggi governa il paese è diversa dalla maggioranza che ha vinto le elezioni del 2008, al punto da richiedere un nuovo passaggio parlamentare. Allora la nuova maggioranza è stata sconfitta dal voto degli elettori, è minoranza nel paese, è minoranza in tutto il paese. Quella verifica in aula a questo punto diventa urgentissima. E questo è il motivo per cui fra pochi minuti alla conferenza dei capigruppo noi chiederemo di calendarizzarla già dalla settimana prossima e chiediamo che a quella verifica il governo Berlusconi si presenti dimissionario. Il paese vuole voltare pagina, Berlusconi si dimetta e l'Italia potrà tornare a sperare nel futuro.